Ciao. Ciao. Io sono Anna. Io sono Daniele. Benvenuti o bentornati sul Cigno e il Grifone. E come diciamo sempre, è meglio vivere il Medioevo piuttosto che parlarne solamente. E questo è il primo video di altri che faremo sullo stesso tema, di una delle cose più interessanti del nostro periodo storico, ovvero la frombola. Che cos'è la frombola? Allora, la frombola è l'arma più economica che possa essere costruita, praticamente l'arma dei poracci. Per quale motivo? In pratica abbiamo una sacca fatta in cuoio che serve appunto per reggere il proiettile e abbiamo due cordini e questo è tutto. Fondamentalmente il video potrebbe finire qua, ma noi vi spieghiamo esattamente come costruire una frombola. Mi raccomando però, ricordatevi che questa è un'arma, quindi a tutti gli effetti potenzialmente potete ferire altre persone, altri animali, quindi vi invitiamo a usarle con cautela. Esatto, soprattutto in ambienti controllati. Non si vede, ma qui siamo in un ambiente controllato, un ambiente recintato dove non c'è nessuno, per cui mi raccomando fate molta attenzione. Partiamo subito con la costruzione della nostra frombola. Ok, che cosa occorre? Come ha già detto lui, una corda semplice, un coltellino per intagliare la pelle e un pezzo di pelle. Noi abbiamo deciso di riutilizzare come al solito le cose che ci avanzano da altri lavori per non sprecare niente e quindi abbiamo preso questo pezzettino di pelle che avevamo utilizzato per un'altra cosa. Allora, come vediamo, praticamente abbiamo un pezzo di pelle e va ritagliato a 12 cm di lunghezza per 8 di altezza. Non è propriamente un quadrato, in fin dei conti è un rettangolo. Però la forma comunque può essere ingrandita o rimpicciolita in base al tipo di proiettile che la frombola doveva lanciare. Diciamo che più il proiettile era pesante, quindi se utilizziamo per esempio un proiettile piccolino dagli 80 fino ai 150 grammi potevamo avere questa misura. Se andavamo ad utilizzare proiettili più pesanti, come ad esempio magari una pietra del genere, dovevamo avere necessariamente un quadrato più grande. Una volta fatta la nostra forma va forato a circa metà dei lati minori per farci passare ovviamente la corda. La misura della nostra corda è di circa 70 cm. Alcune prove comunque hanno attestato tra i 70 e i 90 cm che è la misura ideale. Una volta tagliata, in pratica si fa passare semplicemente attraverso il foro e si fa un nodo per fissarla. Una volta completata non rimane che fare un cappio a una delle due estremità per evitare che durante la fase di tiro la frombola ci scappi dalle mani. In questo caso la andiamo ad agganciare sulle dita, il cappio lo andiamo ad agganciare sulle dita e l'altra estremità la teniamo libera. In questo modo la possiamo rilasciare nel momento in cui dobbiamo andare a tirare il proiettile. E adesso vediamo la prova pratica. A livello storico è stata utilizzata contemporaneamente dagli Assiri e dagli Egizi. Non si sa quando è stata creata realmente, ma è comunque uno strumento molto molto antico. Oltre ad essere stata utilizzata dall'Impero Romano, è stato fatto un grandissimo utilizzo dal X fino al XIII secolo. E nel caso in cui comunque si viaggiava poteva essere un'ottima arma di difesa nel caso in cui appunto potevano essere attaccati da briganti o da chiunque altro. Allora, come avete potuto vedere, spesse volte riuscivo comunque a lisciare ad andare molto vicino al nostro bersaglio. E che dire, se il video vi è piaciuto commentate, condividetelo soprattutto perché le visualizzazioni ci fanno sempre piacere. Grazie per essere stati con noi come sempre e al prossimo video. Ciao! Ciao!